Nasce a Lecce il Festival delle Letterature, ideato e organizzato dall'Accademia di Belle Arti. Il festival si svolgerà dal 26 al 28 maggio, proprio presso la sede dell'Accademia. Una manifestazione dedicata alla scrittura radicata nelle storie della provincia, una riflessione sul rapporto con il proprio territorio e il confine con il grande mondo, che avrà la direzione artistica della scrittrice Anilda Ibrahimi. Siamo partiti alla prima edizione di questo festival con le storie radicate alla provincia, quelle narrazioni che noi chiamiamo periferiche, però poi tanto periferiche non sono, perché forse bisogna partire proprio da qui. Protagoniste saranno quindi le storie legate alla provincia e alle migrazioni, anche a quelle dietro le frontiere di cui nessuno spesso parla, toccando così anche il tema della desertificazione culturale e formativa della provincia. Proprio per questo motivo l'Accademia di Belle Arti, ideatrice e protagonista di questa manifestazione, oltre alle presentazioni degli autori al pubblico cittadino, organizzerà mostre e laboratori dedicati alla grafica editoriale e alle sceneggiature. La caratteristica di questi tre giorni sarà proprio la pluralità, sarà la molteplicità degli interventi, anzi vogliamo che sia la caratteristica. Dobbiamo superare il concetto di onorare così una semplice figura, un concetto, ma andare sull'interazione di più eventi che ci auguriamo si sovrappongono fra di loro. Questo è il nostro... In che modo i cittadini si approcciano all'arte? Questa è una domanda abbastanza complessa. Questo evento si pone proprio questo obiettivo, innanzitutto riaprire quel discorso mai esaurito del rapporto tra artista e pubblico. Questo si può fare solo se l'Accademia si apre e coinvolge i suoi docenti, i suoi studenti in un rapporto appunto con il pubblico.